Oggi insalata di seppie, cozze e gamberetti. Allora, ho chiesto al pescivendolo di pulirmi le seppie, però adesso tolgo la pelle. E le cuociamo in acqua bollente, non salata, con carota, sedano e cipolla. Circa 20-25 minuti da quando riprendono il bollo. Guardate che bella. Nel frattempo puliamo i gamberetti, sgusciamo. Con uno stecchino tiriamo via il filo intestinale. E poi li sbollenteremo nella stessa acqua delle seppie. Passiamo alla pulizia delle cozze, le laviamo bene sotto l'acqua corrente. Raschiamo via la sporcizia dal gusto. E poi togliamo il bisso, così. Diamo un'ultima sciacquata e li facciamo aprire con l'incalore del fuoco. Quando sono aperti spegniamo il fuoco. Quando mancano 2 minuti uniamo i gamberi. E scoliamo. Cuoricino di sedano, lo tagliamo fine fine. Usiamo anche le foglioline. E lo mettiamo in una ciotola. E grattugio una carota e la uniamo al sedano. Tagliamo la seppia molto sottile, è tenerissima. E le uniamo alle verdure. E uniamo anche i gamberetti. Sgusciamo le nostre cozze e uniamo anche le nostre cozze. E ora il condimento, trito di prezzemolo. Mettiamo in una tazza con succo di limone, olio, sale e pepe. Ed emulsioniamo. Uniamo il nostro condimento e mescoliamo. L'ideale da servire come antipasto, come secondo piatto, con una bella insalata. A temperatura ambiente o anche leggermente tiepida, insomma, questa insalata di mare è davvero buonissima.